Il mito greco parla delle tre grazie, tre ragazze giovanissime e bellissime, Talia, Aglaia ed Eufrosine si chiamavano, che erano compagne, ancelle di Venere, la dea dell'amore. Antonio Canova, all'inizio dell'Ottocento, mette in figura, dà immagine al mito greco delle tre bellissime fanciulle. Le rappresenta nude, che si abbracciano l'una con l'altra, fanno come un bouquet di giovani corpi femminili. Questa capolavoro, perché si tratta di uno dei più straordinari capolavori di Antonio Canova, si trova all'Ermitage di San Pietroburgo e venne scolpita da Antonio Canova per lo zar Alessandro I Romanov, quello dell'avversario di Napoleone nella campagna di Russia. E con questo entriamo nello specifico del destino, del ruolo che ha avuto nella storia italiana ed europea Antonio Canova, l'artista più amato, più ammirato, più conteso, più collezionato della sua epoca. Tutti i grandi del mondo vorrebbero avere nei loro palazzi un'opera di Antonio Canova, che è considerato l'erede di Raffaello e l'artista più perfetto che esista in tutta Europa. Sono suoi collezionisti Napoleone Bonaparte. Per lui scolpisce opere famose come Napoleone in veste di Marte pacificatore, oppure quella celebre scultura scolpita per la sorella amatissima di Napoleone, Paolina Bonaparte Borghese, Paolina rappresentata in figura in immagine di Venere vincitrice che si trova alla Galleria Borghese di Roma. Lavora per il Papa, per Pio VII Chiaramonti. Il Vaticano custodisce alcune delle sue opere più importanti. Lavora anche per i nemici di Napoleone, per Sir Gavin Hamilton, per esempio, la più grande intelligenza politica dell'Inghilterra di allora. Per l'imperatore di Russia, per lo zar Alessandro I, per il quale realizza questa opera, ma anche altre bellissime che si custodiscono all'Ermitage, per esempio Amore e Psiche, oppure La Ebe. Lavora per il principe Clemente di Metternich, il ministro degli esteri, il segretario dell'impero asburgico. Persino l'America, la giovane democrazia americana di Washington e di Jefferson, è affascinata da Antonio Canova. E anche gli americani vorrebbero avere opere sue. Questo è stato il destino di Antonio Canova, l'artista più amato, più ammirato del suo tempo. I critici dell'epoca dicevano che, Stendhal per esempio, dicevano che il merito di Canova era stato quello non di imitare i greci, ma di inventare una nuova bellezza. Così come i greci avevano inventato un certo tipo di bellezza, Antonio Canova ne inventa un'altra nuova, che si ispira ai modelli classici, quelli greci, ma che al tempo stesso cala il modello classico nella verità della vita. Dicevano i contemporanei, con un'immagine molto bella, che i suoi marmi hanno il tepore della carne. Ugo Foscolo, poeta italiano che è contemporaneo più o meno di Antonio Canova, quando Napoleone volle portare via dagli Uffizi la famosa Venere dei Medici, una scultura ellenistica che Napoleone voleva per il suo museo, no? Per il museo che doveva celebrare la sua gloria, il Museo Napoleone, a Parigi, per sostituire quella scultura che Napoleone aveva portato via, Antonio Canova venne incaricato di scolpire un'altra Venere, che ancora si custodisce a Firenze, la cosiddetta Venere italica. E quando Ugo Foscolo la vide, scrisse a una sua amica dicendo: «Sì, certo, la Venere dei Medici che Napoleone ha voluto a Parigi era un capolavoro assoluto. Però questa che ha scolpito Antonio Canova mi piace molto di più, perché quella era una dea, questa invece è una donna. Viene voglia di toccarla, di accarezzarla, di abbracciarla».
Questo era la ragione del fascino di Antonio Canova. Saper dare, cioè, al marmo, all'intatto marmo di Carrara, come in questo caso, come in questo capolavoro che si custodisce all'Ermitage, il tepore della carne. Vedete, quando si parla di Antonio Canova bisogna anche capire il grandissimo ruolo, l'importanza che, anche politica che ha avuto nel suo tempo. Vi ho detto che ha servito tutti i grandi della terra dei suoi giorni, del suo tempo. Ma quando si conclude la meteora di Napoleone, dopo la campagna di Russia, dopo Waterloo, dopo l'esilio di Napoleone, prima all'Isola d'Elba e poi a Sant'Elena, come sapete bene, al momento di recuperare le opere d'arte italiane che Napoleone aveva portato via a Parigi, del recupero viene incaricato Antonio Canova. Antonio Canova va a Parigi e tale era il suo prestigio presso le cancellerie di tutta Europa che gli riesce a ottenere, a realizzare un'impresa che sembrava disperata, impossibile, riportare in Italia, cioè i grandi capolavori che Napoleone aveva portato via. E fu così che fra il 1815 e il 1816 Antonio Canova a Parigi, negoziando con i cancellieri di mezza Europa, riuscì a riportare in Italia e a Roma capolavori assoluti come il Laoconte, per esempio, l'Apollo del Belvedere, la Trasfigurazione di Raffaello. Il Congresso di Vienna, tutti sapete cos'è stato il Congresso di Vienna, questa specie di riordinamento globale dell'Europa che le potenze europee hanno realizzato subito dopo la sconfitta di Napoleone, ha affermato un principio importantissimo, quello cioè che le opere d'arte di un paese non possono per nessuna ragione mai diventare preda bellica. Questo principio ha permesso la restituzione dei capolavori portati via di Napoleone. E questo principio giuridico, che è stato formulato per la prima volta nel Congresso di Vienna, ha funzionato ancora fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché fu in base a quel principio se si sono potuti recuperare i tesori d'arte che i nazisti avevano razziato in Italia e in gran parte d'Europa. Questo per farvi capire l'importanza che ha avuto Antonio Canova nella storia dell'arte italiana, oltre che la straordinaria, altissima qualità del suo stile, che potete capire benissimo da questa scultura che si custodisce all'Ermitage. In fondo, il complimento più bello che è stato fatto a Canova lo ha fatto il Papa Pio VII Chiaramonti, avversario e nemico di Napoleone, quando ha detto, nominando Antonio Canova direttore generale dei Musei Vaticani, ha affermato che offriva a Canova questo grande privilegio, questo importantissimo incarico, perché Antonio Canova era veramente il nuovo Raffaello, quello che aveva fatto Leone X Medici tanti secoli prima nei confronti di Raffaello. Ora è giusto farlo nei confronti di Antonio Canova, perché se Raffaello ha avuto un erede, questo è Antonio Canova.